Ben ritrovati amici appassionati di ginnastica da Guadalajara, Spagna, dove fra poco inizierà la 34esima edizione dei campionati d'Europa di ginnastica ritmica. Oggi prove podio sia per le nostre quattro junior che per la squadra. E domani inizieranno proprio le piccoline con palla e cerchio, poi a sera l'esercizio con i cinque cerchi delle campionesse del mondo impegnate nella prima parte del loro concorso generale. La prova pedana di oggi è andata molto bene e qua abbiamo un altro componente della squadra. Luigi, e vi mandiamo un saluto da Guadalajara e speriamo bene per domani e dopodomani. Le ginnaste junior hanno condotto una prova davvero brillante, senza errori, senza cadute d'attrezzo, qualche piccola imperfezione, ma vedo queste giovanissime ginnaste pronte e determinate a entrare in pedana domani preparate. La nostra direttrice tecnica nazionale ci ha detto che la parola del giorno è concentrazione. A pochi chilometri da dove ci troviamo, a Madrid nel 1975, le allora farfalle azzurre conquistarono il primo oro all around della storia della Federazione Ginnastica d'Italia, poi replicato dalle ragazze di Emanuela Maccarani nel terzo millennio con il filotto di Mie Mosca e Montpellier. La squadra senior ha condotto una prova direi abbastanza buona in generale, se non in una esecuzione con i cerchi dove purtroppo in una collaborazione è successa una grave perdita, però devo dire che l'ultima esecuzione ha dato modo di far apprezzare a tutte le persone presenti la grandiosità di questa squadra e dell'esercizio con i cerchi che aprirà domani il campionato d'Europa. Esattamente 10 anni fa si disputava questa manifestazione, di cui ancora conservo la maglietta, a Torino, i campionati d'Europa di ginnastica ritmica, dove le nostre ragazze conquistarono uno splendido oro nelle 5 funi, nella specialità. Siamo molto concentrate e cariche per l'inizio di questo europeo. Inizieremo domani con i 5 cerchi e per alcune di noi è la prima esperienza europea, per altre la seconda o la terza, ma in generale è la prima per questa squadra. E sappiamo che ci sono delle aspettative e le abbiamo anche noi e lo dimostrano le 14 medaglie che abbiamo già conquistato nei 2 mesi precedenti, ma questo non ci spaventa perché quando saliamo in pedana sappiamo che abbiamo una cosa da difendere ed è il nostro lavoro, il nostro della squadra, dello staff e di tutti quelli che ci stanno quotidianamente dietro ogni giorno. Essere al primo europeo in veste di direttore tecnico è per me un grandissimo onore, oltre che a una responsabilità, ma che in realtà non mi sposta da quello che è il mio ruolo di allenatore, di presenza, in quello che io vedo come un gruppo allargato, un gruppo di ginnaste e di tecnici al quale io penso e credo di poter portare quella che è più che altro la mia esperienza. Quindi la parola giusta, al momento giusto, sia alle ginnaste individualiste che alle allenatrici. Rispetto ai mondiali di Pesaro di quest'anno gli esercizi sono un po' cambiati, appunto perché anche il codice è cambiato, quindi abbiamo cambiato solamente l'esercizio con le palle e le funi totalmente, mentre i cerchi la musica è rimasta uguale, ma l'esercizio è cambiato proprio perché questo codice richiede, avendo il D aperto quest'anno, richiede maggiori difficoltà, più valori più alti, e quindi abbiamo cercato di alzare un pochino i valori degli esercizi. E nei 5 cerchi c'è Letizia Cicconcelli, e mentre in funi e palle c'è Anna Basta. Le due senior individualiste sono arrivate questa sera a Guadalajara e la prova podio per loro sarà sabato sera, in quanto la gara per le ginnaste individualiste senior si disputerà tutta nella giornata di domenica. Per me questo è il quarto europeo, il secondo da senior consecutivo per fortuna, e quindi sono molto contenta di essere qua con la mia compagna, soprattutto perché è il terzo che facciamo insieme. Sono arrivata anch'io oggi con Milena a Guadalajara e siamo pronte per fare il mio e il terzo europeo che faccio, uno da junior e due da senior. Che dire, in bocca al lupo a noi e vi lascio con una barzelletta. Sapete cosa dicono i lupi quando devono tornare indietro? Devono fare un'inversione. Au! Basta.